E questa è una moneta. Porca miseria, che cos'è? Allora, ciao ragazzi, bentornati e benvenuti ancora in questo nuovissimo video con il magnete. Allora, oggi nuova location, sempre sul lago di Varese. Andiamo a pescare con i super magneti della Magnet. Guardate cosa mi hanno appena inviato, la loro valigetta personalizzata con Magnetar Magnet. Trovate sotto qui nella descrizione il link se volete comprare i loro magneti, trovate anche il mio codice sconto. Allora, vediamo dentro questa super valigetta che io ho ricoperto tutta perché sennò ballava in giro le cose. Allora, questi sono i miei guanti, la mia carta, questo è il mio laccio che utilizzo per tenere fissato al corpo la corda. Allora, questo è il magnete, il Terror, che è il magnete da 1000 kg che avete visto fino adesso qua nei miei video. Questo invece è l'ultimo arrivato, che è l'Hardcore, infatti vedete che è nuovissimo. Questo è un magnete 360 gradi, anche lui sempre il Magnetar, è da 600 kg. Guardate che bello che è, anche molto più leggero di quell'altro. In più mi hanno mandato anche il loro rampino personale per recuperare qualcosa nel lago, qualche rottame. Non lo lancio dentro direttamente con la corda perché ho paurissima che mi resta agganciato. Vediamo un po' questa zona, cosa ci regala. Primo lancio, alghe e fil di ferro spinato, guarda. Questo è filo di ferro spinato. Queste sono alghe, sono tutte alghe. Vediamo sotto. Niente, tutti i sassi metallici. Proviamo vicino alle canne, anche se lì è basso, però vediamo un po'. Lì c'è una fossa che scende. Sì, mi sembra di vedere attaccato qualcosa. Vediamo, a parte le alghe, c'è un tubo, guarda qua, un tubo di ferro. Questa cos'è? Una chiave, cazzo, guarda che bella. Dov'è? Aspetta, guarda che spettacolo, bellissima questa qua. Guardate che forma, è intatta, eh? Bella questa qua. Questa la tengo da parte. Poi, ah, qua c'è una forbice che si è spaccata in due. Guarda qua. Così. Si è rotta a metà. Eccola qua. Questa sarà stata una forbice dei pescatori. Bella, anche questa la metto lì. Il resto, niente, le alghe le buttiamo via. Allora, ancora le alghe, vediamo, staccate il chiodo. Cos'è questo? Oh, lo sbucano, è un 2 euro, pensa te, ho il primo 2 euro che trovo, mettilo qua, 2 euro, belli, ancora un altro chiodo di questi qui bellissimi. Vediamo le A, ok, si sono staccate. Vedo qualcosa. Intanto sta venendo sul ventaccio. Guarda, guarda, immancabile. Un bel 100 lire. Può mancare nelle mie pescate un 100 lire? Non può mancare. 100 lire del 64. Questo cos'è? È un chiodo. Belli questi chiodi qua. Questo è un vecchio chiodo. E... centesimino? Sì, un centesimino di euro. E sassi come sempre. Vai, riproviamo ancora. Sempre lì. Proviamo quella zona lì, eh. Allora, mettiamoci di qua, così.
Allora, mi sembra di vedere qualcosa attaccato. Vediamo. Guarda qua. Cos'è sta cosa? Questa qua è un'esca. Ah sì. Questa è un'esca di pescatori. Bello. Guarda che belle. Guarda che bella che è. Con i suoi rampini. La mettiamo qua. E questa? Oh. Che cazzo è questa qui? Questa è una moneta. Oh. Che cos'è? Che mi chiede, questo è un monetone. Che cacchio è? Fa vedere. Non si vede. Questa va messa a bagno nell'aceto a casa. Sembra una moneta, eh? Ah, lo spessore della moneta c'è. Aspetta, te la faccio vedere al sole. Potrebbe essere. Lì sembra di vedere di simboli in alto. Adesso la porto a casa, dopo la metto dentro nel. La metto a bagno nell'aceto a casa. Lasciala qua. Vai, facciamo un altro lancio. Vai! Allora, sembra di vedere solo alghe ancora. Quante alghe ci sono sotto qua? Eh sì. No, niente qua. Cos'è che c'è lì? Guarda! Guarda che c'è ancora quel coso là dell'apriscatola. Che bello questo, guardalo. E questo? Cazzo. Questo è il coso di una serratura. Sarà della chiave, oh. Sarà della chiave qua. Pensa te, guarda. Non c'è scritto niente, eh. Questi dopo vanno puliti tutti con l'aceto, eh. Vabbè, lasciamolo qua. Oh, hanno cominciato bene oggi qua, oh. Vai! Oh, cos'è quel coso lì che luccica? Che cos'è che è? Cos'è quel coso qua? Cazzo, sai che cos'è? Aia, che cado. Sai cos'è che è questo? Questo si è piegato, era così? Non ci credo, che bel pezzo. Questo era una, come si dice, una presina da mangiare, no? Da prendere il cibo così, no? Giusto? Sì, sì, com'è? Non c'è scritto niente? Bello questo pezzo! No, non c'è scritto niente. Vediamo. Dopo vado anche là sul pontile, che ieri ero in giro a piedi e mi sembra di aver visto dentro, visto che c'è il lago basso, un telefono, modello vecchio sicuramente, qualcosa di blu. Dopo andiamo di là, per intanto devo passare di là, la macchina ce l'ho nel parcheggio di là. Guarda, dovrebbe essere quello lì blu. Proviamo a vedere se riusciamo a prenderlo. Vediamo se riesco a prenderlo. Vediamo. Sì, preso. Eccolo lì. Sì, è un telefonino, eh. Almeno, sembra. Sì, sì. Eh già, sì, è un LG, guardate, eccolo qua, un LG vecchissimo. Allora ragazzi, io vi do appuntamento al prossimo video di pesca magnetica. Mi raccomando, se siete interessati a comprare i magneti della Magnetar, sotto qui in descrizione trovate il link e il mio codice sconto. Mi raccomando di lasciare un bellissimo like al video, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella delle notifiche. Poi se volete condividere i video con i vostri amici per far conoscere il canale, meglio ancora. Ciao ragazzi, alla prossima!